Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore, profuso nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo tuo Figlio la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la nostra Termoli e te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi cesti di bontà e le sue debolezze. Ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni. Non privarci del tuo aiuto, Padre. Veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri e sulle comunità, sui secci e sulle cattedre, sulle scuole, sugli ospedali, sulle officine, sui cantieri e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera. Intercedano per noi la Vergine Maria, i santi patroni Basso e Timoteo e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, oh Padre, sulla nostra chiesa di Termoli d'Arino e sulla nostra città. E la tua benedizione per intercessione di San Timoteo ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di San Timoteo, vi benedica, vi protegga Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.